Alcuni gesti che rafforzano il messaggio, c'è cioè un momento dove lui bussa la porta, un momento dove lui mette la mano sul cuore, un momento in cui indica una persona che non conosce, okay? O alza le mani così. E poi la cosa che secondo me è più forte del discorso di Obama del 2004 è il discorso. Lui crea tutti i discorsi, ha creato tutto quel discorso con storia personale, avvicinando alla storia personale realtà americane. Parla della legge del soldato, parla dei bombardieri, che la nonna lavorava, mi sembra, alla costruzione dei bombardieri, parla del generale Patton, che il nonno era con il generale Patton in Europa. Quindi ha messo la sua storia personale, come si racconta la mia storia da nonna Maria, però allo stesso tempo ci ha creato un filo storico americano. Esatto. Lui ha fatto un discorso, mi sembra che erano 20 minuti, creando questa unione. Lui parla, avvicina le persone. Ok, oggi voi in comune, la domanda che mi faccio io, cosa avete? Noi Cattaro. Quindi sono venuto qua, perché vi ho detto della nonna Maria? Esatto, quando io. Poi sono cose che avrei spiegato, ma visto che le chiedete l'anticipo, quando io ho presentato, ogni volta lo faccio, ok? Presento un discorso a Licata, ho presentato la settimana della cultura, non mi ricordo, 2 anni fa, e ho detto ok, vado a Licata, cosa ho in comune io con Licata? Cosa ho in comune? E mi sono ricordato che negli anni 80 l'Acqua Pendente veniva a Licata Calcio per allenarsi, la preparazione. E quindi ho iniziato raccontando questo. Sono stato a Padova a presentare un libro e ho raccontato che il famoso Girolamo Fabrizi, che era un medico che aveva studiato a Padova, e c'è una via da Padova, via d'Acqua Pendente. Quindi la prima cosa che fa Obama, che potete fare tutti, è domandarvi cosa ha in comune il pubblico, cosa posso trovare io in comune con il pubblico, cosa mi fa sentire vicino al pubblico. Che storia personale mi fa entrare nell'animo del pubblico? Perché ve lo assicuro, oggi voi ascolterete tutte queste tecniche, ma non vi ricorderete niente. Segnerete, le proverete, ma quello che vi ricorderete la giornata sarà: mi sono divertito? Sono stato bene? Perché le persone funzionano per emozioni. Qualcuno ha visto Matrix, il film? Come si chiama il protagonista, Santa? Ok, Gianna. Neo. E se non mi sbaglio è Keanu Reeves, vero Gabriele? C'è una parte che per me è fenomenale, che come lui entra nella realtà virtuale. L'avete visto? Come entra nella realtà virtuale? Come? Quasi. Ho fatto così che va ricordato. Eh? No. Il gesto, parentesi, questo gesto che va ricordato. Ok. Chiuso parentesi, dopo ve lo spiego. No. Ritorno, scusate, ho aperto la parentesi, me la chiudo immediatamente, altrimenti creiamo confusione e come dice Gianluca si perde il filo. Neo, come si collega alla realtà virtuale? Leo o qualcuno? Che sa. Quando Ok, no, c'è un modo in cui lui entra nel programma. Come? Mettono un jack qua dietro. Oh, ve lo ricordate tutti? Ok, noi funzioniamo esattamente come Neo. Non ce ne abbiamo una, ce ne abbiamo sette. No, sei, scusate. Provate a indovinare quali sono. Esatto. È il sesto senso, Franco. Come? Sì, esatto.
sensibilità emotiva, però tutti gli altri sono quelli che funzionano. Quando voi parlate con le persone, quante storie ho raccontato oggi, fino adesso? Pff, ho raccontato mille storie. Nemmeno io mi ricordo più, ma ho raccontato tante storie. Perché? Se io dicessi, oggi sono passato, oggi ero a pranzo quando Maria Luisa, Luigina e Stefano mi hanno lasciato a pranzo da nonna Maria. Mentre ero lì c'era un ragazzino che c'era avuto 6 anni, seduto nella sedia, con la mamma che cercava di imboccarlo, lui giocava con la cannuccia, il babbo gli diceva non soffiare, aspira, e lui soffiava e nello schermo la televisione mandava Peppa Pig, questi pupazzetti colorati, rosa, giallo, ok. Chiuso. Cosa avete visto? Avete visto la scena? Esatto. Quando voi parlate, io racconto storie perché so che le storie ve le ricordate. E poi do una spiegazione tecnica alla storia. Questo è ciò che faccio. Vi racconto un profumo. Io presentavo una volta un libro in un teatro e raccontavo di mio padre con il profumo di una rosa. Udito, raccontate un rumore o fatelo un tuono, BAM! O il tatto, o l'olfatto, usate questi sensi per comunicare un'idea. Sì? Ok. Tranco? Comunicate per sensi, con Jack, con i 7 Jack, con i 6 Jack. Sì. Non è facile così, però tu li usi. Sì, Io sì. Sì. Quando voi raccontate usate più canali di comunicazione e funziona. Adesso è arrivato. C'è una domanda? Prego. sì, una domanda. Cioè, mi ricordo, non so dove l'ho detto. Sì. Sì. Parlo con 40-50 minuti. 40-50 minuti, sì. Per avere almeno, diciamo, l'impatto, perché poi tutto si sfuma, tutto il resto, magari uno si alza, Sì. si sfuma. Quindi 40-50 minuti. Te lo dico, io faccio, li chiamo presenta show. Sì. La soglia Sì. Ed è d'attenzione. meglio che tu le persone le lasci, o nel caso mio, le lascio un po' up che down, cioè un pochino più cariche che scariche. E io quando faccio magari li chiamo presenta show perché sono degli show motivazionali, di calcolo 40-50 minuti e vedo che funziona. Mentre per l'altra domanda, L'altra qual era? che uno parla, È cioè quando vero. deve dire una E ti cosa, dico una parla così tecnica. vicino proprio, fa fatica anche ad ascoltarti, cioè vorrebbe proprio dirti, oh, state un attimino zitto, perché vorrebbe il suo spazio per magari intervenire. Tu vuoi sapere quanto è il Calma, tempo? Guarda la persona. viene 20 secondi. No, guarda la persona. La persona te lo vede. Quando la E persona se non riesce a si guardare tocca, qualcosa, guarda, e se abbassa la lo guarda sguardo. da uno specchiatore professionale, è difficile. Sì, però non c'è un tempo standard. Il tempo alla fine te lo dà la persona. Ogni persona ha un limite di tolleranza. E quindi quando tu vedi che quella persona stacca, tu dovresti farlo, sì, far la domanda. E vi dico una cosa carina, questa funziona per uomini e donne, provatela. Cioè, se andate in un posto e volete conoscere una donna o donna vuole conoscere un uomo, funziona così. Ok, si chiama ripetizione storia domanda. Ripetizione storia-domanda. Andate in un locale, provatelo, qualsiasi locale, Gianna, qualsiasi locale, qualsiasi persona, tu ti avvicini e spara una frase. Una. Magari ti dicono come?
sparare un'altra. E a un certo punto questa persona dirà una parola. Vi racconto questo. Mi ha contrattato un'azienda, mi ha portato a fare dei... devo fare un corso, una forma nuova di comunicazione, di vendita, che è attraverso l'empatia. Non è più marketing aggressivo, è empatia. E quindi ho detto, ok, vengo, faccio il corso, però prima mi dovete portare con voi a far vedere come lo fate adesso. E mi hanno portato in una farmacia e guardavo come parlavano. E a un certo punto questa signora, questa farmacista, ha detto una parola: che mio figlio non vuole salire sul pulmino per andare all'asilo. Ok? Questa era la parola. E allora ho detto, ora lo provo. Lo sa che anche io da bambino non volevo salire sul pulmino per andare all'asilo? Ho ripetuto la sua. E mia madre, ci aggiungo una piccola storia, e mia madre insisteva, raccontava una storia, e voleva che lo facessi, che andassi, voleva che andassi con altri ragazzini, che passassi il tempo con loro. Domanda. E adesso lei come ha risolto con suo figlio? Se voi prendete una parola chiave della persona con cui state parlando, la ripetete, mettete una piccola storia personale, fate una domanda, si crea una dinamica. La persona comincia a sentirsi comoda con voi. E a volte non c'è bisogno... Questo, la storia personale, vi permette di entrare in maggior empatia, però non deve essere lunga, perché se no si addormenta la gente. E quello che ti interessa è poi la domanda, per tac, tac, parole. Altra cosa, movimento. Ogni tanto muovo le mani. Esempio: aprite una pagina internet, appare un pop-up. L'occhio vostro dove finisce? Ok, sul pop-up. Esatto. Perché? Perché pensiamo magari che al tempo delle caverne, no? Non c'avevamo la porta blindata a casa. E quindi il pericolo dell'uomo era: se vengo attaccato? Quindi se in un bosco vedevi qualche cosa che si muoveva, la tua attenzione finiva lì. E ci sono tanti meccanismi che rimangono, e uno è questi. Il movimento attrae l'attenzione. Poi ci sono movimenti che sono giusti, movimenti che non lo sono. È solamente questione di tempo. Però per renderlo chiaro, un movimento che funziona è quello che sottolinea quello che dite. C'è un coach che a me, quando sono triste lo guardo sempre, non faccio il nome, però quando sono triste lo guardo, e qualsiasi discorso c'ha due movimenti, perché sono questi due. Qualsiasi cosa. Allora, Francesco, dicevamo questo perché noi possiamo farlo. Francesco, possiamo farlo. Questo. Ok? Quindi è importante che ci sia una varietà e che sia attinente a quello che dite. E è un linguaggio nuovo, dovete impararlo da zero. Perché, noi italiani siamo un po' avvantaggiati. Però lo dovete provare a casa. Fate un discorso e tra parentesi guardate e mettete: qui faccio... questo è fortissimo, punk, e faccio così, e lo provate fino a quando non diventa naturale. Non c'è altro metodo. All'inizio vedrete che risulta, come dicevamo, finzione, poi quando mischierete le due cose diventerà naturale. Prego, Gian Battista. Vai. Sono avvantaggiati coloro che, avendo sostenuto esami universitari o semplicemente non si preparava il discorso, cioè magari lo ripetevo in mente, ma non davanti allo specchio o ad alta voce, non ci riuscivo. Pertanto sono avvantaggiati quelli che già dalla scuola, università, sono abituati a fare un discorso magari camminando per la stanza ad alta voce o allo specchio. Ti do un'opinione, un'opinione. Io credo che se tu sei abituato a parlare, pratichi, provi, c'è un vantaggio.
Però non è solamente questo di parlare, ci sono tante altre. Esatto, ci sono tante altre cose. Io credo che possa aiutare, perché se io l'ho fatto sempre parlare mentre preparavo gli esami, probabilmente mi torna più comodo, perché è un'abitudine che ho acquisito. Però non è solo quello. Ti assicuro, secondo me la cosa più importante quando parliamo è creare empatia. Più di ciò che diciamo è il come lo diciamo. Meglio dire meno, ma che arrivi. E quindi sì, importa provarlo, praticarlo davanti allo specchio, però che io ti arrivo a te, capito? Che ti arrivo con i sei jack. Quello funziona. Io sono le 5 e è arrivato il vostro momento. Lo sapete? È arrivato il vostro momento, il momento in cui voi vi presenterete e potrete mettere in pratica brevemente, vi do 2 minuti massimo, persona, quello che avete sentito fino adesso. Vi do alcune idee. Abbiamo spiegato un discorso. E abbiamo detto che un discorso è composto da... e conclusione. Ok. Il titolo è importante perché chi vi compra lo fa perché legge un titolo. Corso di comunicazione, se vi interessa venite. Corso di comunicazione. E imparerete le tecniche base del public speaking. Sapete già di cosa va il tema. Quindi pensate a quello che sarà il tema della vostra giornata. Ciò di cui parlerete. Sì? Tutti sì? Tutti sì, mi è piaciuto perché ho sentito proprio l'entusiasmo. Guardate, è divertente. No, poi c'è... non ve l'hanno detto i ragazzi. C'è anche il pacco a sorpresa poi a un certo punto. Non v'hanno detto niente. Siete proprio stati cattivi. No, sei sorpreso. No, solo che c'era il pacco a sorpresa, Stefano, e dicevo... pazienza. Vi do queste idee. Il titolo, pensatelo, che sia chiaro. Faccio un esempio. Il titolo, sapete che parlerete, 5 minuti, intervento di 5 minuti, come aggiustare una bicicletta. Non è chiaro. Però dite, 3 passi per cambiare la ruota di una bicicletta. Sì, è più chiaro. Questo è importante, quasi come chi se ne frega, non tanto ma quasi. Se non vedete, ditelo, che avvicino la lavagna. Comunque è semplice, intro, corpo e finale.
Segnatelo che vi assicuro questo serve. Sì, sì. Vedete? Sono tre punti. Punto principale, punto secondario, esempio. E ogni punto uguale. Uno, due. Come? Ora lo segnate tutti e poi vi spiego per bene. Esempio. Se non si legge, adesso lo ripeto, l'introduzione richiama l'attenzione e poi introduce al corpo del discorso. Il corpo è composto da tre punti, il punto 1 che è punto principale, punto secondario ed esempio, punto 2 che è punto principale, punto secondario ed esempio, punto 3 punto secondario, punto principale, punto secondario ed esempio, il finale, l'obiettivo è riassumere i punti del corpo e chiamare all'azione. Semplice. Tutti segnato? No. Sì? Quello che vi chiedo è raccontate qualche cosa. I ragazzi, quando dico raccontate qualche cosa, quando faccio questo nelle scuole, dicono Riccardo, dici tu cosa raccontare? Raccontate la vostra vita. E in genere nella mia vita, quando mi fanno così, racconto i miei tre viaggi. Ho fatto tre viaggi, secondo me fantastici. Il primo viaggio l'ho fatto, era l'anno 2008. Ho fatto un viaggio a piedi. Sono partito da Orvieto, Franco, più o meno Orvieto, acqua pendente, e sono andato a piedi a Santiago de Compostela in Spagna. Da casa tua? Da casa. Pellegrinaggio da casa. E il secondo viaggio nel 2009, ho fatto un viaggio in bicicletta, sono partito da acqua pendente e sono andato a Capo Nord in bicicletta. Fatto fino a Monaco da solo e poi dopo questo secondo viaggio, Monaco da solo e da Monaco è venuta la mia compagna. Ci provo sul terzo viaggio. Ci provo sul terzo viaggio. Bravo Franco. Qual è il terzo viaggio? Esatto. E se nessuno l'avesse detto, tutti l'hanno pensato. E c'è un terzo viaggio, eh? C'è. Ok? Questa è l'idea. Provate, raccontate la vostra vita, qualche cosa, tempo massimo 2 minuti.
E adesso c'è il momento che preferisco, Gabriele, questo è il mio momento, è il mio magic moment. È quello in cui c'è la frase, ma c'è qualche volontario? C'è qualche volontario che vuole iniziare? Santa, secondo me, io cioè, non so se ti trasmetto qualcosa, ma gli ultimi saranno i primi. Vieni qua e seguendo per lo non soltanto esigente, io ti ho dato un'idea adesso, però quello che faremo nel tempo che abbiamo poi a disposizione è spiegare delle tecniche che potete usare nel discorso, tecniche più approfondite, quindi quello che vi chiedo adesso è provatelo, poi dopo lo miglioriamo. Massimo. Ma l'ha scritto? Cioè, senza giudizio. Senza giudizio. Quando ti guardiamo. Ok? Il titolo è vai, Santa, vieni. No, quello è qua. Quello è il corso, parlare da seduti, quello è un altro. Prego. Va bene, Franco, va bene, davvero. Come se fosse un provocatore, ti potrei di questo di tutt'altro, come venuto che pento che nella corriera va bene, io non metto limiti. Franco, qualsiasi cosa va bene, ragazzi, non c'è limite. Non c'è... Una ragazza mi racconta. A scuola, ma posso raccontarti quando sono stata ad Amsterdam? Dico, dai, racconta quando sei stata ad Amsterdam. Quindi, ora qui è in streaming, giusto Lello? Quindi io eviterei temi piccanti. L'obiettivo è quello di raccontare il pubblico, è così? L'obiettivo è rompere il ghiaccio. Esatto. Vieni, un applauso. Santa, benvenuta. Ti lascio a questi simpatici ragazzi. A tutti per te. Sì, perché sei registrata. Ecco. Allora, le tre esperienze più belle e più importanti della mia vita sono i miei tre figli. La prima, prossima diciottenne, è nata 18 anni fa, ho conosciuto mio marito a maggio e lei è nata il maggio successivo. Il secondo figlio è nato dopo 15 mesi dalla prima nascita, l'ultima mia figlia è nata dopo 11 anni dal secondo e sono la mia vita. Bravissima! Bravissima Santa! Beh, come vedete è semplice, giusto? Sì, è estremamente semplice. Vero Maria Luigia? Sì. Perché non provare? No? Abbiamo per fortuna la seconda volontaria della serata. Un applauso per Maria Luigia. Caloroso! Benvenuta. Grazie. Allora, anch'io come Santa avevo pensato subito di raccontare un po' per i miei figli, perché è grande tragedia, 15 anni, 16 anni, quindi si combatte tutte le sere, tutti i giorni con io voglio, io devo. Problema attuale è quello, io non devo studiare, io domani devo uscire, io domani mi devi dare i soldi, devo fare questo, e quindi lotte continue con i figli. Al momento è questo. Datemi una soluzione. Grazie, grazie. Abbiamo ancora tre posti liberi per tre eletti.
Franco, vieni, dai, vieni, Franco. Un applauso, un applauso. Benvenuto, grazie. Io ho un luogo che mi piace tantissimo visitare, si chiama San Vito, vicino a Polignano. È un luogo che mi dà molta serenità, mi piace tantissimo guardare l'abbazia, quindi vi invito ad andarci per avere la mia stessa tranquillità. Grazie Franco. Vedete, è semplice, sì o no? Semplice o no? Sì? Ero Gianluca. Sì, vai. Dai, proviamo, vieni. Un applauso per Gianluca. Grazie. Una mia esperienza. Ho vissuto qualche anno fa, mi sono avvicinato ad un'associazione qui a Noi Cattaro, un'associazione che si occupa di Noi Cattaro e di risollevare un po' le sorti di Noi Cattaro. Devo dire che è stata un'esperienza molto gratificante, perché dà la possibilità di far qualcosa di pratico per il comune, e ti lascia qualcosa, quindi vorrei invitare tutti a partecipare attivamente alla salvaguardia di Noi Cattaro, del proprio paese o del nostro stato, che alla fine versa in una condizione pochino precaria, diciamo. Grazie. Grazie Gianluca. Manca Gabriele. Un applauso. Allora, la scorsa settimana mi sono laureato e ho dovuto parlare in pubblico per 10 minuti. Avrei voluto tanto che questo corso fosse stato prima della mia presentazione al Politecnico. La notte prima non ho dormito, sono stato un po' ansioso la mattina prima di incominciare a parlare, però una volta poi incominciato la tensione e l'ansia è diminuita. E per fortuna è andato tutto bene. Grazie. Bravo. Stefano, è difficile iniziare. Un applauso, grazie. Salve. Piccolo racconto, le tre cadute. Prima caduta, ospedale di Rutigliano. Ricoverato, mi ricordo benissimo chi c'era vicino a me nei letti. Vecchi che russavano di notte. Quindi 3 giorni, 3 notti insonni, più il rumore assordante del russo che non il dolore al ginocchio. Seconda caduta, operazione a Taranto, sempre lo stesso ginocchio, mi tocca di nuovo un signore anziano. Questa volta non il signore anziano, ma dormo per il dolore a 90 gradi con il collo così. Terza caduta, terza operazione. Bari, quello che ricordo, l'ospedale, bello, secondo, pollo al forno. Morale della favola: se avete bisogno di consigli su dove operarvi, non ci sono problemi, ve li do io. Posso dare un consiglio? Ci ho pensato. Altri volontari? Francesca? Un applauso, prego, prego, vieni. Va sempre preso in contropiede l'avversario, prego. Dai tu, il perché della sciarpa verde? È un tema, sì. La sciarpa. Mi ricordo, Francesca, che hai parlato mezz'ora, non c'è niente. Vai, vai, tranquillo. Allora, vi racconto perché oggi ho indossato questa sciarpa. Dovevo prepararmi per venire qui e ho indossato un'altra sciarpa e mia madre naturalmente non era d'accordo. Mia madre è seduta lì, si chiama Marianna, e quindi abbiamo battibeccato un po' prima di uscire e ho dovuto cambiare sciarpa e quindi adesso ho una sciarpa verde. Bravissima. Ok, non c'è errore, ragazzi, vi assicuro, provatelo, non c'è errore. Siamo qui, siamo tra amici, permettetemelo, spero, tra amici.
E quindi provate, è un'occasione, è un'occasione. Chi va in palestra? Ci provo. Ci proviamo. Okay. Quando andate in palestra, quando andate a giocare agli allenamenti in palestra, quando andate a calcio, quando praticate a tennis, non è che andate lì con la pretesa, ok, vado e batto Federer. No, vado là per migliorare. Chi se ne frega, esatto. Questa è la vostra palestra, prendetela oggi come la vostra palestra, non c'è errore, ve lo assicuro, non c'è errore. Giusto, Giambattista? Vai, un applauso. È benissimo. Io sono il fratello di Vito Stefano. Sano, sano, sano. A parte che sembra, sai, quelle comunità di recupero, no? Di tosi, ognuno racconta la sua esperienza. Comunque, ieri era il mio compleanno. Grazie. E una particolarità dei miei compleanni, e loro lo sanno, sono i miei familiari più stretti qui, insomma. E mi piace, piuttosto che ricevere un regalo, sorprendere con un contro regalo o qualcosa d'effetto, no? E ieri ho pensato ad un regalo. Invece di offrire, noi offriamo da mangiare, insomma, una cenetta così, invece di offrire da mangiare ho offerto uno spettacolo teatrale, ieri a Trani c'era Zelig Lab. La cosa che, insomma, è stato veramente divertente, però rispetto a tutti gli altri compleanni, purtroppo non sono potuto divenire due persone importanti della mia vita, con cui ci sono tutti i giorni, e mi è dispiaciuto, è stato un compleanno un po' meno bello degli altri, però mi ha fatto piacere ricevere un messaggio prima che iniziasse lo spettacolo e mi ha fatto stare bene e volevo condividerlo con voi. Grazie. Grazie. Un applauso volontario. Volontario vero. Benvenuto. Niente, volevo dire nella giornata di oggi che è il mio anniversario di matrimonio, per cui voglio dire, a differenza di quello che succede un po' nella nostra società, un pochettino di separazione e tutto quant'altro, sto mantenendo il fronte della famiglia classica, dove insomma sono 27 anni e sono un po' felicemente sposato, quindi volevo condividerla con voi e mi ricorderò di oggi come un inizio forse di un approfondimento di quelle che sono le nozioni almeno importanti di comunicazione. Grazie. C'era un gioco, Franco, mi piaceva sempre, nel caso andrebbe messo così e ruba bandiera, te lo ricordi? Gianna, con che insistenza poi, eh? Vieni Gianna, vieni, benvenuta, un applauso per Gianna. Ciao. Benvenuta Gianna. Grazie. infatti mi stavo chiedendo, no, come mai non mi chiamano? Tante cose da dire, ma davvero non ne ricordo più una. Cioè, me l'ero preparato il discorso, ma in questo momento mi chiedevo, parlare di quello che faccio tutti i giorni da quando sono nata potrebbe essere interessante per chi mi ascolta, perché magari non sa che ho a che fare con una materia piuttosto malleabile tutti i giorni, che non sono i bambini. Anche se insomma mi piacerebbe, ma l'argilla, la creta, ed è così bello, è bellissimo, se uno è stressato, se uno ha un po' di pensieri, basta mettere le mani nell'argilla, che serve a tutto, c'ha parecchi usi, cioè da quello, no, più estetico, no? Bellezza, aria, antistress, creativo, perché uno può creare quello che vuole, a quello più nostalgico, o ricrea quello che vuole, prenderla ammazzate, fare quello, provate, è un invito che vi faccio, non solo, non so, con la creta, magari quello può essere un inizio
Iniziate con la creta e poi continuerete anche in altri campi. Grazie Gianna, ci hai convinto, proveremo ore e ore di argilla. Altri volontari? Lella, prego. Applauso di cuore. Ciao, benvenuta. Grazie. Allora, che dirvi? Nella mia vita, io ho 47 anni, nella mia vita ho sempre sgobbato tanto, però a 47 anni ho imparato a dire chi se ne frega. Sì, chi se ne frega di tutto, e quindi a cominciare a guardare alle cose che mi piacciono. Ho un cane, che ho sempre schifato avere i cani, ho sempre cercato di tenere il più lontano possibile, e invece mi sta facendo di tutto, è un boxer, mi sta facendo di tutto in casa, ieri mi ha distrutto la tenda della cucina, però chi se ne frega, mi rende felice. Ok. Bellissimo. Sì. La reazione della mamma sciarpa. Se dobbiamo parlare tutti, Marianna, in effetti Giambattista ci ha creato un po' di interesse, perché visto che entrambe portano una sorta di sciarpa o foulard, Marianna, vogliamo sapere qualcosa da te. Un applauso. Benvenuta. Allora, della sciarpa non saprei cosa dire, veramente. Vabbè, io e mia figlia siamo sempre in contrasto, qualsiasi cosa mette lei io non sono mai d'accordo, vabbè. Che dire, potrei parlarvi della mia vita, cioè della mia vita, insomma, non è che sia così interessante. Sono mamma di 3 figli, ma oltre ad avere 3 figli insegno anche, e quindi insomma non è una vita facile, diciamo. Tutto qua. Grazie Marianna. C'è qualcuna? Vi spiego che questo è solamente un assaggio, Questo è solamente un assaggio. Leo? Sì, benvenuto. Vabbè, non so voi, io mi sento come alle riunioni degli anonimi alcolisti. Quindi, insomma, capisco Santa, Francesca, insomma, hanno gli stessi problemi. Quindi io penso che come me, No, come me, nel senso. Come me, diciamo, siamo venuti qui e appunto io volevo ringraziare l'associazione 4Land proprio per averci dato la possibilità di partecipare a questi corsi di formazione. E quindi nulla, volevo appunto, spero appunto che insieme riusciamo a fare un bel percorso, e tutto qua, grazie a tutti. Grazie. Qualcun altro che vuole provare? Francesco? Sei in linea di tiro, Francesco? Io sono qui perché sinceramente mi è stato consigliato di partecipare a questo corso perché ti conoscono di fama. Mirko Spadazzi, Miele De Martinelli, sì. Vai, avete la fortuna di avere Riccardo qui in Puglia, vai. Soprattutto mi fa piacere di apprendere, perché dopo ho 39 anni, forse non sembra, però non si finisce mai di imparare. E questa è una buona occasione per continuare a imparare. Non sapevo che era Mirko. Che... Volontari? Vi avviso, solamente il primo giro. Ho finito di volontari, comunque l'approccio, diciamo, di improvvisare è sì. Difficile. Ok. Quello che va preparato è già diverso. Quello che infatti io ho chiesto adesso è semplicemente pensare a un tema, pensare a un titolo. Perché quello che faremo adesso sarà
iniziare a costruire il discorso. Ciò che faremo adesso sarà scrivere un'introduzione. E poi chiamerò, giocate tutti? Anche i ragazzi di Forland giocano? Ok. Questo è un gioco, Marianne. Per me. Ok, siamo un attimo. Quattro e due, sei. Sei. Sette. Ok? Questi sono i gruppi. Chi vuole essere il primo gruppo? Guarda, guarda come cambia la situazione, Franco. Ci sono tre posti, ok? Posto 1, posto 2, posto 3. Naturalmente chi sceglie prima c'ha un vantaggio. Naturalmente chi sceglie prima ha un livello minore di difficoltà. Quindi tu andresti pure nel gruppo 3. Esatto, il primo è più semplice, il secondo è più il gruppo 1 che... no, io sono con te, questa è la mia filosofia. Sì. Cosa decidete? 1, 2 o 3? Noi siamo con Franco. Fino a Franco. Lella con Franco, che ha scelto, allora scegli Franco. 3. Ok, assegnato. Resta l'1 e il 2. 2, 1, così è semplice. Quello che vi chiedo poi, prego Lella, voi siete il 3. Franco ha scelto il gruppo 3, no, forse non lo sapeva, però l'ha scelto. E prima di lasciarvi un'altra volta il microfono, vi spiego graficamente come andremo ad operare. Spieghiamo alcune tecniche per l'introduzione e poi le mettiamo in pratica. Quindi verrà il gruppo 1, viene qua e si limiterà a fare l'introduzione del suo discorso. E poi spiegheremo tecnica del corpo e il gruppo 2 farà introduzione e corpo. E poi spiegheremo tecnica del finale e il gruppo 3 farà un discorso. Se c'è poi abbiamo il tempo, tutti provano un discorso. Quello che vi chiedo è scrivetelo anche se siete il gruppo 1. Continuate a scrivere il discorso, perché è poi una cosa che vi resta. E se avete un lavoro e vi serve per lavoro, fatelo attinente al tema del vostro interesse. Magari una cosa che vi resta e potete usare nel futuro. Sì? Ah! C'è il Dazio. Sì. Se oggi è un corso gratuito, sì o no? Ma il gratuito alle persone non piace. E il gratuito alle persone non piace, non capiscono il valore che c'ha. E quindi io, poiché ho paura che a voi non piaccia il gratuito, vi obbligherò a pagare un dazio. Il dazio qual è? Ad ogni passaggio ci saranno le prove di abilità. Prove di abilità. Potete scegliere tra la prova A, la prova B, la prova C e la prova D. Voi dovete semplicemente dire una lettera. Questo è il dazio. Esatto. Se no che... Siete disposti a pagare il dazio? Altrimenti, ragazzi, per me il corso finisce qui, eh? No, se ragazzi... non lo pagheremo. Voi lo pagherete? No, il gruppo nostro non lo paga. Non paga dazio? Disposti o no a pagare il dazio? Mi piace. Il dazio è semplice. Chi vuole provare con il primo dazio? Vai!
tu voce mimassi la frase, non lo vedo, mimassi la frase, non lo vedo persone, la frase attraverso il gesto, e questo aiuta a sviluppare abilità di gesto, ok? Tu mi dici una frase, io devo gesticolare, sì. Vediamo un po', qual è la frase? La frase è... Fiori rosa, senza parlare, fiori rosa, fiori rosa. Devo fare lunare, e, sì, non devo parlare assolutamente, nemmeno disegnare. Cioè solo con le mani. Sì, con le mani, con il sorriso, con qualsiasi cosa, ok? Il vostro compito è indovinare quanto rappresentato. Quanto andrà a rappresentare. È un minimo. Devi indovinare quello che mi ha esatto. Detto, un po' dei gesti, quindi io devo fare dei gesti e voglio dire. Ma è un oggetto, è un titolo di un film? Già adesso silenzio. Ma non si dice un concetto. No. Cioè, esatto, no. Questo vi spiego perché se no dice Riccardo fa le cose così. Ok, no. Questo serve. Quello che vi chiedo, facciamo il mimo adesso, perché? Perché siete obbligati a utilizzare dei gesti che in un altro contesto non usereste. Guardate i gesti che usate. Se adesso utilizziamo per esempio mi piace, vi dico quello che ho visto, così, e voi capite che mi piace così, l'oratore successivo basterà che fa così e voi già sapete che mi piace. E questo arricchisce il vocabolario dei gesti. Pronti? Prego. Fiori rosa, fiori di pesca. È difficile, prego. Facciamo tre di questi. Sedersi. Inchino. Dama. Presentare. Dama. Di compagnia. Tante dame. Damigiana. Anche dame di giù. Alzarsi. Guardarsi. Dame per forza. Dame supreme. Dame in casa. Affacciarsi. Castello. Franco, adesso Stefano. Adesso tu lo dici a lui.
Io suggerisco a Franco qualcosa. Prego, Franco. Franco, sei il primo che lo indovina, ci credi? Che indovina? No, che indovina tutta la frase. Nel sacco. Gatto nel sacco. Chi dice? Chi dice gatto nel sacco? Non era difficile. Non dire gatto. Non dire gatto. Ok, troviamo un senso a tutto questo. Che senso ne ha? Cosa? Quali gesti ci ricordiamo? Quali gesti di tutto ciò che abbiamo? Di quelli che abbiamo visto, che sono nuovi perché. Sì, il fiorire che è stato. Il fiorire è stato. Il gatto. Donna sul capello. Il gatto. Donna, gatto, sacco, dama, incluso così, castello. Alzare il braccio è comunicativo. No, faceva la dama, no? Semplicemente. Metteteli come sono momenti chiusi, ma sono momenti aperti, per esempio, no? che danno l'empatia. Guarda, il migliore, Franco, il migliore è così. Ma tu, se per di più non sei sudato, se non sei sudato, io in genere metto la camicia bianca per questo motivo. Okay? Quando tu allarghi le mani così. Abbracci la sala e trasmetti tanta confidenza perché tu ti esponi quando stai così, capito? Quindi è una cosa del sudore, è reale, ragazzi. Le persone, se voi aprite le braccia, pam. Ok, paghiamo il dazio. Introduzione, richiama l'attenzione e introduce al discorso. Prego. Siccome la mia soglia di attenzione sta per calare. Sì. Si può fare una pausa caffè? Sì. Pausa caffè e poi inizio. Sì. No, dite voi qualsiasi cosa ditela, che qui si fa. Cioè, se volete un Ferrari ditelo, Forland. Sono problemi, eh. Sono problemi. Riccardo ci aiuta. Io sapevo l'atletico, eh. Tu stai a farci